Siamo con Massimo Frattolillo, Med di Salvatore, ennesima vittoria convincente contro un Vado che nel primo tempo ha espresso anche il suo gioco arrivando davanti alla porta, voi non vi siete scomposti, nel secondo siete riusciti anche a dilagare. Mister, come hai visto il gruppo oggi e dove può arrivare a questo punto che non sembrate saper fare altro che vincere? No, arriveranno anche momenti difficili, sicuramente, però stiamo facendo bene. Oggi sono soddisfatto, ero soddisfatto anche molto del primo tempo, ti dico la verità, perché abbiamo fatto un'ottima gara, loro comunque una squadra all'altezza, forte. Noi stiamo sempre di più trovando i nostri ritmi, le nostre giocate. Io sono molto soddisfatto, ma sono anche soddisfatto del lavoro che fanno in settimana, poi come sappiamo lavoriamo col mister Biassi tutti insieme, quindi è proprio questo lavoro che sta premiando, secondo me, questo. Ecco, ma oltre a una difesa granitica, arrivati in porta con estrema facilità oggi. Si poteva fare anche qualche gol in più, ma si tiene questo 3-0 assolutamente Oggi bello. finiamo su 3-0 per lo stretto, non importa. Chiaro. No, però le potenzialità offensive di questa squadra sono da Sono grande. una squadra che, se guardate le carte d'identità, 2002-2003, a parte Madeo, e Raimondi, quindi è una squadra giovane che ha tanta voglia e lo dimostra in settimana. In campo la domenica e tutto il sabato cerchiamo di prendere i frutti del lavoro che facciamo in settimana. Samu Med, sei arrivato quest'anno all'Ascaris, una partenza subito forte. Da un campionato regionale a un campionato nazionale comunque cambia, tu ti stai adeguando nonostante qualche, si può usare un francesismo, cazziatone del mister durante la partita, meritato, però come pensi di poter dare il tuo contributo a questa squadra e come pensi di starlo dando in questo momento? No, vabbè, da quando che sono arrivato, comunque mi hanno sempre fatto allenare con i più grandi. Subito ho avuto il mister Viassi che mi sta facendo crescere, comunque mi porta sempre con loro con la prima squadra e poi comunque quest'anno cambiando ruolo perché il mister mi ha spostato, tocco secondo me molti più palloni, quindi cerco di dare una mano più alla squadra offensivamente e anche difensivamente perché grazie al lavoro che sto facendo in prima con la corsa sono migliorato e poi il gruppo è fantastico, mi hanno colto subito bene, quindi devo ringraziare soprattutto loro e i due mister. Ecco, guardi subito di Salvatore quando parli di gruppo perché è un'anima di questo spogliatoio. Questo gruppo sta dimostrando le sue potenzialità. Adesso il mister permette di non parlare di classifica, però so che uno sguardo lo si dà sempre. Adesso è ancora presto, assolutamente. Però dove pensi che possa arrivare questo gruppo e come ti trovi comunque a giocare dietro la punta che sta facendo miliardi di gol, però tu provi a inseguirlo. No, sicuramente giocare insieme a Gabovardi che sta facendo tanti gol è sempre un piacere perché giochiamo sempre vicini, quindi c'è tanta intesa e anche quest'anno che ci sono tanti giocatori nuovi, comunque siamo riusciti a fare un gruppo unito e adesso non bisogna mollare e continuare così per questa strada perché non è finita, è appena iniziata e ci saranno tante partite difficili dove non sarà 2-0, 3-0. Ma si andrà sotto e bisognerà provare a rimontare o pareggiare. Chiaro. Grazie mille, allora buon proseguimento di campionato. Grazie a voi.